Il PD brindisino contro l'amministrazione comunale e Monteco. Il segretario cittadino del partito, Antonio Elefante, ha guidato un incontro svoltosi in mattinata presso i locali della stessa sezione cittadina del Partito Democratico, al quale sono stati invitati a partecipare anche alcuni dei consiglieri comunali in quota al partito di opposizione, come Salvatore Brigante, Enzo Albano e Luciano Loiacono. Nell'assemblea sono stati messi all'indice molti dei comportamenti dell'azienda, che non avrebbe rispettato quanto è stato prescritto dal capitolato d'appalto, avallata dal tacito consenso dell'amministrazione comunale. Per questo, anche in vista della scadenza nel marzo prossimo del contratto stipulato dal Comune di Brindisi con la Monteco, la richiesta formulata dal Partito Democratico è stata quella di procedere già dal prossimo settembre con una gara d'appalto e non con l'affidamento diretto, come accaduto in precedenza con la stessa Monteco. Denunceremo in modo oggettivo e con dati oggettivi quelle che è l'inefficienza dell'azienda Monteco e quello che ovviamente il fallimento del Consiglio Comunale nell'ordine della maggioranza per l'affidamento dato alla Monteco stesso. Io credo che sia giunto il momento che l'amministrazione subito metta a mano a un nuovo bando e che finalmente possa partecipare quelle aziende forti che abbiano un ruolo importante nella città insieme all'amministrazione e insieme ai cittadini per dare veramente un quadro al ciclo generale dei rifiuti e che ci sia un nuovo tipo di rapporto tra l'azienda e i lavoratori, che a mio avviso sta andando sempre più al collasso.